Ciao da Andrea Meini e benvenuto a questa nuova video recensione. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un nuovo gadget che ci ha inviato la OITTM. Si tratta di una base per la ricarica multipla contemporanea di diversi dispositivi USB. Immaginati per esempio di avere la necessità di ricaricare il tuo smartphone, il tuo tablet e magari quello di tua moglie, di tua figlia, o qualcuno che è venuto a trovarti ha necessità di collegarsi ad una presa USB per ricaricare il suo dispositivo che ormai ha la batteria a terra. Però vuoi farlo in modo ordinato, tenendo pulita la tua scrivania. Allora, questo dispositivo, questo gadget carino, gradevole, colorato e dal design interessante, ti permetterà di farlo in modo semplicissimo, praticissimo ed ovviamente senza avere una serie di cavi sparsi su tutta la scrivania. Per cui seguimi in questa video recensione in cui ti mostrerò le sue caratteristiche principali. Eccoci qua. Allora, come vedete, questa è la scatola, l'ho lasciata per farvi vedere anche i tre colori a disposizione, che sono questo rosa, una sorta di nero antracite, e poi la versione silver, che è, diciamo, quella che ci è arrivata, peraltro quella che io amo di più perché si sposa, come potete vedere, con le linee del mio iMac. Io peraltro sono un amante dei prodotti Apple. Allora, all'interno della confezione, come potete vedere, avrete a disposizione un breve manualetto, peraltro ci servirà decisamente a poco. Poi abbiamo la base con l'entrata dell'USB, che vedremo, un tappo, eccolo qua, che rende molto carino e gradevole anche il supporto senza utilizzare la parte alta, che andiamo a vedere, e due piccoli ancoraggi che vengono utilizzati nel caso in cui volete sfruttare la quarta presa USB. Sì, perché, come potete vedere, nella parte frontale questa base di ricarica multipla USB ha tre ingressi, 1, 2, 3, ha l'ingresso per l'alimentazione nella parte posteriore con il suo cavo per la corrente, e svitando il supporto vi è all'interno una quarta presa USB che è utilizzabile nel caso in cui voi vogliate ricaricare il vostro smartphone. In quale maniera? Allora, inizialmente devo dirvi che non avevo compreso bene come si fa, anche perché è mimetizzata abbastanza bene, ma se osservate qui c'è un'ulteriore finestrella, quindi voi togliendo questo tappo potete inserire il vostro cavo della ricarica del telefono con l'USB in questo plug, lasciare all'interno il piccolo cavo, che solitamente non supera un metro, potete richiudere il tappo con il cavo al suo interno, far fuoriuscire il plug del telefono, e in questo caso, facciamo un esempio tipico, vogliate ricaricare il vostro iPhone, potete posizionare la basina di supporto e applicare in questo caso il telefono appoggiandolo in questa posizione. Vedete quanto è gradevole? Per cui avreste contemporaneamente la possibilità di collegare un tablet, un secondo tablet, un eventuale dispositivo USB e anche il vostro cellulare personale. Nel caso in cui invece vogliate posizionarlo con un dispositivo in orizzontale, potete usare anche questo tipo di supporto che permette poi l'uscita, no, del cavo in modo gradevole. Ecco, diciamo che proprio la sua caratteristica principale è quello di permettervi di avere pulizia ed ordine sulla vostra scrivania. Per quanto riguarda le sue dimensioni, si tratta di una base con un diametro complessivo di circa 9 cm ed un'altezza di circa 6,5 cm. È molto leggero, è un po' che lo utilizzo e, come potete vedere, a parte qualche graffietto di usura, direi che è abbastanza resistente. Mi piace anche che hanno inserito i quattro gommini che lo rendono stabile, come potete vedere non scivola con facilità, e questa è una cosa importante. Un piccolo appunto lo farei sull'altezza degli schienali di questi supporti per l'appoggio del cellulare, che non sono esageratamente grandi, anche se capiamo
il fatto che sia proporzionato allo stesso basamento, ma in alcuni casi, soprattutto con i nuovi smartphone nelle versioni Plus, quindi dimensioni maggiorate, il dispositivo inizialmente non dà l'idea di tanta stabilità. Per cui, ecco, questo avrebbero potuto farlo leggermente più grande. Ci piace la scelta del colore bianco, mi piace molto la versione silver e anche quella nelle altre due colorazioni. Diciamo che accontenta un po' gli amanti sia dei dispositivi Android che di quelli iOS. Il prezzo di questo prodotto è interessantissimo per essere un supporto che peraltro aiuta molto anche la quantità delle prese USB sul vostro computer, anche se non si tratta di USB 3.0, ma essendo in questo caso non utilizzato per la trasmissione dati ma per la ricarica, va assolutamente più che bene. Quindi, riepilogando, questo dispositivo della OITTM, vi faccio vedere nuovamente il marchio che è presente sia sulla confezione che sulla struttura, potete acquistarlo con tranquillità, avrete un oggetto molto gradevole che si sposa bene con la vostra scrivania, moderno, facilissimo da installare e anche pratico per poter caricare contemporaneamente più dispositivi. Per questa video recensione, e vi ricordo solo per questa, è tutto per il momento. Andrea Meni vi saluta, vi ricordo iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti!